Ognuno è sorto dal suo giaciglio, accende il lume sotto la trave, sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, di cauti passi, di voce grave. Le mie lucerne brillano intorno, là nella casa, qua sulla siepe, sembra la terra prima di giorno, un piccoletto grande presepe. Nel cielo azzurro tutte le stelle paiono restare come in attesa, ed ecco alzare le ciaramelle il loro dolce suono di chiesa. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla, suono di mamma, suono del nostro dolce passato pianger di nulla. O ciaramelle degli anni primi, davanti il giorno, davanti il vero, orché le stelle sono là sublimi, consce del nostro breve mistero, che non ancora si pensa al pane, che non ancora si accende il fuoco, prima del grido delle campane. Fateci dunque piangere un poco, non più di nulla, sì, di qualcosa, di tante cose, ma il cuor lo vuole, quel pianto grande che poi riposa, quel gran dolore che poi non vuole, sopra le nuove pene sue vere, vuol quei singulti senza ragione, sul suo martoro, sul suo piacere, vuol quelle antiche lacrime buone. Giovanni Pascoli. Che tra l'altro, per chi è interessato, domani sera, vale, si esibirà alla chiesa del Crocifisso. Perdonate, quindi appuntamento è rimandato anche a domani.
siamo in tema di musica calabrese, perché non sentiamo una poesia sulle ciaramelle in dialetto reggino? Ha la parola Vittorio Calabrese. Oh, ciaramella triste e abbandonata, rossigli di pure tu, che è quasi già Natale. Fammi sapere che in te la giornata non ci sono zippoli e peciati. Fammi sentire quando ho avuto solo sonno la vecchia letania, che mi lasciava con un ruppacula. Suona ancora tu, che mi aspettia. Suona più forti, mentre cilla tutta mangia senza un giro di sta ruota. Non si ricorda l'uomo della rotta quando suonaste tu per prima volta. Passa ceramente a mezza strada e fa sapere a gente che stelura non lascia di sta vivere peccati, perché lo giusto se per Dio la misura scende un tuo cuore in l'uomo anzino fondo e inginocchiato per lo Messia famo se trova ancora in questo mondo un po' di beni e un senso la poesia. E un altro brano? Quale ci fate sentire? Un'altra sonata che ci fa Sebastiano, e volevo solo dire una cosettina. La bellissima poesia che abbiamo ascoltato è molto evocativa, ci fa ricordare, eccetera, eccetera. Devo però, diciamo, contraddire questa atmosfera narrativa, diciamo, perché la zampogna invece non è narrativa, nel senso che la zampogna serve per fare la festa, per parlare, per augurare, per salutare spesso, per salutare gli amici, eccetera. Quindi il suono della zampogna non tende a raccontare, tende ad essere, diciamo, ecco, perché è una musica fatta dal vivo, fatta da amici per gli amici. In questo caso, proprio per questo, l'Associazione Zampognare, che è un gruppo di amici che si ritrova intorno a questa passione, grazie allo spirito di avventura, oserei dire, di Sebastiano Battaglia, che è il presidente, che ha negli anni, in più ormai di 10 anni, no? Più forse, arriviamo a 15, diciamo, il tempo passa per tutti, è riuscito a raccogliere proprio intorno al fatto di stare insieme, di scambiarsi anche un semplice sguardo delle volte, senza poter, anche senza parlare, e stare insieme intorno a partire da questa musica che non ci deve narrare nulla se non farci stare in una situazione musicalmente condivisibile, diciamo, la parola del momento è la condivisione. Grazie comunque di essere qui, ringraziamo tutti quanti nostri, gli altri innumerevoli amici, anziani e giovani che fanno parte dell'associazione.
E allora facciamo entrare questa famosa famiglia di Natale o no? Come no? Sono ancora a San Arrivato. C'è il traffico? C'è il traffico? Ma già la metta, pensate voi, una vecchia grava, quattro cannetti, un po' chiato e innesce fuori sto bello sonno. E qui ci veniva Kirri, sto sonno che pare che ti vuole una cari, che pare che ti parla, e parla, sapete come? Una sentita già la metta, io la sento, e non mi vergogno, mi piace e mi sciallo la sento, perché mi viene. A Giaramitta la faccio diventare tutti i figlioli. Thank you.
devo dire che è facile cominciare, è difficile smettere, non sapevo come fare. Comunque c'è il fatto di dire che questo capisce che tu puoi dire dalla contente di aver avuto questa prima in accademia. Dal suono delle ciaramelle a una bella canzone che tutti sicuramente conoscete, una delle più belle canzoni di Natale interpretate da Mariella Fonte. Tutto questo per entrare a poco nell'atmosfera di Natale. Poi voi tutti andrete via e noi mangiamo. Che vedete? La canzone si intitola Minuit Chrétien, è una canzone francese che però ha trovato produzioni in tutte le lingue. Noi la faremo sentire in italiano in una versione abbastanza tranquilla e moderna. Le parole le leggerete sul tabellone, se volete canticchiarla siete padroni. Signore, sia lode al Signore.
faremo ancora di più rievocando il mistero di quell'evento miracoloso che avviene nella Notte Santa attraverso la recitazione della poesia La Notte Santa di Guido Bufano. E ora tocca ai miei familiari, vi dovete dare da fare, quindi devono interpretare questa Notte Santa Marina, Giuseppe, Vittorio, Mirella e tu Pietro. Pietro, farai il narratore. Consolati Maria del tuo pellegrinare, siamo giunti, ecco Betlemme ornata di trofei, presso quell'osteria possiamo riposare, che troppo stanco sono e troppo stanca sei. Il campanile scocca lentamente le sei. Avete un po' di posto, o voi del caval grigio? Un po' di posto per me e per Giuseppe. Signori, ce ne duole. È notte di prodigio, son troppi forestieri, le stanze o piene zeppe. Il campanile scocca lentamente le sette. Poste del Moro, avete un rifugio per noi? Mia moglie più non regge ed io son così rotto. Tutto l'albergo pieno, so palchi e balladori, tentate al cervo bianco quell'osteria più sotto. Il campanile scocca lentamente le otto. O voi del cervo bianco, un sottosuolo almeno avrete per dormire, non ci mandate altrove. S'attende la rometa. Tutto l'albergo pieno d'astronomi e di notti, qui giunti d'ogni dove. Il campanile scocca lentamente. O stessa dei tre merli, pietà una sorella. Pensate in quale stato e quanta strada feci. Ma fin sui tetti o gente attendono la stella, son negromanti, magi persiani e egizi greci. Il campanile scocca lentamente le 10. Oste di Cesarea. Un vecchio falegname, albergarlo, sua moglie, albergarli per niente. L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame. Non amo la miscela dell'alter passeggero. Il campanile scocca le 11 lentamente. La neve, ecco una stalla, avrà posto per due. Che freddo, siamo a sosta, ma quanta neve, quanta. Un po' ci scalderanno quell'asino e quel cane. Maria già trascolora, divinamente affranta. Il campanile scocca la mezzanotte santa. È nato, alleluia, alleluia, è nato il sovrano bambino. La notte che già così buia risplende d'un astro divino. È nato il sovrano bambino, è nato, alleluia, alleluia. È una famiglia veramente affiatata. Riescono a incastrare le poesie, le strofe una dietro l'altra, come se non avessero mai provato. Va bene, beh, a questo punto facciamo. Prego. Non c'è problema. Interrompo perché c'è un motivo. Questa bellissima poesia di Luzzano mi ha fatto ricordare
le mie scuole elementari, nel 66, 63, 64, come siete giovani? Come siamo giovani? Lo so, lo so. Però pensate che queste poesie nelle scuole elementari non le fanno più. Le fanno più. Fanno belato, si fa belato. Allora io per vorrei offrirvi un piccolo brano cantato, però sempre legato al Natale, in lingua grecanica, eseguito con la lira, se, un secondo arrivo. Thank you.
che ne facciamo a fare? Qui dovete partecipare attivamente, non dico di fischiare come ho sentito qualcuno, magari, ma almeno battere le mani. Maurizio, noi volevamo saltare. Gli antichi dicono che il sonno si perde. Grazie della vostra istituzione. E per tornare in tema, adesso facciamo qualcosa un po' di diverso. Facciamo un salto indietro di buoni 60 anni, 70 anni. Andiamo al 1942. Questa canzone fu scritta in tempo di guerra dagli americani e fu cantata, perché non è morto, da Frank Sinatra in un modo splendido. Noi ci appoggiamo alla voce di Nino Pizzimenti. Per carità, Frank Sinatra ha fatto una bella vita, speriamo che anche tu la pensi. Gli stessi successi. Da quant'è che sono all'Accademia, devo dire che la mia vita è cambiata da così a così. La canzone si intitola Tornerò a casa per Natale, ed è praticamente una lettera che un soldato scrive alla famiglia dicendo che almeno in un sogno tornerà a casa per Natale. A voi Nino Pizzimenti. Dove si diffusero con il nome di Poinsettia, dal nome
dal cognome del suo scopritore. Il vischio, sin dai tempi del re romano Tito Tazio, veniva scambiato con significato augurale, perché si considerava curativo ed efficace contro molti mali. Lo si riteneva di origine celeste perché privo di radici. Vive infatti parassita sulle querce e sui castagni, proprio in un periodo in cui tutto nel bosco appare morto. Poiché con le sue piccole bacche bianche simili a perle esprime un augurio di felicità, si usa appenderne un ramo sulla porta di casa e scambiarsi un bacio sotto il vischio porta fortuna. L'uso del vischio risale ad una leggenda scandinava. Baldur, figlio di Odino, capo di tutti gli dei e della dea Frigg, era amato da tutti gli esseri umani. Suscitò l'invidia del genio del male, Loki, che minacciò di ucciderlo. Odino ordinò dunque a tutti gli esseri di proteggere suo figlio. Dimenticò però il vischio da cui poi Loki ricavò la freccia che uccise Baldur. Accortasi della morte del figlio, la dea Frigg iniziò a piangere sul suo corpo. Le lacrime della dea, a contatto con il vischio, si trasformarono in perle. Origini antiche ed era considerato dai romani una pianta augurale, tanto da essere simpaticamente offerta agli sposi. I germani credevano che un ramo di questa pianta avesse il potere di rendere docili le belve feroci. Inoltre, Cristoforo Colombo, arrivato in America, si accorse che gli indiani conoscevano l'olifoglio e lo tenevano in battaglia e nelle loro capanne per allontanare gli spiriti maligni. Secondo una leggenda, le sue bacche non sono altro che le gocce di sangue delle ferite che il pettirosso si procurò nel tentativo di alleviare le sofferenze di Gesù sulla croce, peccando le spine della dolorosa corona. A me mi ha mandato il pungito. Eccolo qua. Il pungito è una pianta usata per scambiarsi gli auguri e gli attrezzi perché, secondo un'antica leggenda, durante la vigilia di Natale, un arbusto dalle foglie acuminate e pungenti si accorse che un rosso lupo teneva nascosto dietro un cespuglio due leproni, pronti a mangiare. L'arbusto allora attirò l'attenzione di un topo di passaggio, si chinò e lo prese. Gli sussurrò di dire alle piccole lepri di mettersi sotto la sua protezione. E infatti l'arbusto diede rifugio alle bestiole e tenne a bada con le sue foglie pungenti il lupo, che tentò inutilmente di riprendersi la preda. Al mattino dopo, delle bellissime bacche rosse ornarono l'arbusto che da allora si chiamò Pungito. Allora, parliamo un po' dell'albero di Natale, che purtroppo ormai è diventato molto più importante del presepe nelle case. C'è l'albero e molto spesso non fanno il presepe, che veramente invece è la storia bella della natività. Comunque, diciamo qualcosa. I primi documenti che attestano l'introduzione nelle case dell'albero di Natale risalgono al 1900. Al 1600, scusate, non vedo per il cane. In Francia il primo albero di Natale fu introdotto nel 1840 dalla duchessa di Orléans. In Italia apparve accanto al presepe nella notte del 25 dicembre dell'anno 1900, quando la regina Margherita di Savoia fece addobbare un grande albero nei saloni del Palazzo del Quirinale. Tutte le famiglie da allora, tutte le famiglie aristocratiche del tempo, imitavano questa innovazione che ben presto si diffuse in tutte le case, ricche e povere della penisola. Ma vedete, la regina Margherita, oltre alla pizza, c'è da pure l'albero di Natale. Ecco, eh.
La tradizione dell'albero di Natale ha origini molto antiche e risale ai tempi dei Romani che, considerando l'albero simbolo della vita, in occasione dei Saturnali usavano addobbare gli alberi con lumi e festoni. Varie sono le leggende ad esso legate. Tra le più antiche vi è quella di San Bonifacio, il quale, passando un giorno per un bosco dove stavano sacrificando un uomo agli dèi sotto una quercia, lo abbatté con un solo colpo, provando così che gli dèi non avevano alcun potere. Al suo posto crebbe un albero sempreverde che puntava i suoi rami verso il cielo, e il santo invitò gli uomini a portarlo a casa come segno della vita eterna. Una leggenda più fantasiosa, ma senza dubbio più dolce e più poetica, è la seguente. La vigilia della nascita di Gesù, un bambino e una bambina si recarono nella foresta di Betulia per raccogliere legna da mettere al fuoco. Venuto presto il buio, si nascondono. Stanchi e piangenti si rannicchiarono stretti stretti sotto un abete, e qui avvenne il miracolo. I rami dell'albero si piegarono fino a formare attorno ai bambini una piccola capanna protettrice, e poi scesero le stelle sulla capanna, che diventò calda e luminosa. Attratti da quella luce, i genitori presto ritrovarono i loro bimbi, e ritornati a casa ripeterono il miracolo della veglia luminosa, adornando un piccolo albero con stelle di carta e candele. Abbiamo finito con le leggende, però ce n'è una deliziosa, una leggenda abruzzese di Gabriele D'Annunzio. I tre re magi. Questa volta spetta a te, Beppe, non Giuseppe, Beppe. Ce l'hai il microfono? Noi abbiamo quella luce negli occhi che... È la luce di Natale, Antonio, è di Natale, che si illumina di mezzo. Però non mi fa bene gli occhi, ma io non sono. Gabriele D'Annunzio racconta. La delicata leggenda popolare abruzzese inizia con la descrizione della Notte Santa, invitandoti ad entrare in un'atmosfera di mistica dolcezza. Mentre il tuo cuore viene rapito dalla santa visione, ti senti avvolgere e penetrare da una solitudine armoniosa che eleva il tuo spirito. Giungono da ogni parte i visitatori a rendere omaggio al divino bambino, e quando è la volta dei re magi, Gesù, accettando la mirra e l'incenso, ma rifiutando l'oro, insegna che si devono apprezzare le cose umili e disdegnare le ricchezze. L'immagine santa, garbatamente descritta nell'atto di abbassarne con la piccola mano la superbia, rimanga per sempre impressa nel tuo cuore. La notte era senza luna, ma tutta la campagna risplendeva di una luce bianca e uguale, come nel plenilunio, perché il divino era nato. Dalla capanna i raggi si diffondevano fino ai luoghi lontani, e la bontà che da quella cuna si diffondeva intorno con raggi era tanta che le terre coperte di neve parevano rose, e come un immenso rosario odoravano nella notte. Il bambino Gesù rideva teneramente, tenendo le braccia aperte verso l'alto, come in atto di adorazione, e l'asino e il bullo riscontavano del loro fiato, che fumava nell'aria gelida, come un aroma sulla fiamma. La Madonna e San Giuseppe, di tratto in tratto, scotevano dalla contemplazione statica e si chinavano per baciare il figliolo. Vennero i pastori dal piano e dal monte, portando i doni,
e vennero anche i re magi. Erano tre, il re vecchio, il re giovane e il re moro. Come giunse la lieta novella della natività di Gesù, si adunarono e uno disse: è nato un altro re, vogliamo andare a visitarlo? Andiamo, ma con quali doni? Con mirra e oro e incenso. Nel viaggio i re magi contendevano con molta furia perché non potevano ancora stabilire chi dovesse essere il primo ad offrire il dono. Primo voleva essere chi portava l'oro e diceva: l'oro è più prezioso della mirra e dell'incenso, dunque io devo essere il primo donatore. Gli altri due alla fine cedettero. Quando entrarono nella capanna, il primo a farsi innanzi fu dunque il re con l'oro. Si inginocchiò ai piedi del bambino e accanto a lui si inginocchiarono i due con l'incenso e la mirra. Gesù mise la sua piccoletta mano sul capo del re che gli offerse l'oro, quasi volesse abbassarne la superbia. Rifiutò l'oro, soltanto prese l'incenso e la mirra, dicendo: l'oro non è per me. E adesso facciamo un salto ancora dall'altra parte dell'oceano per una canzone tipica americana che tutti almeno avete sentito adesso. We Wish You a Merry Christmas, con i famosi protagonisti della nostra infanzia, il Pippo, Paperino, Paperina e Mimì. Troppo poco 540
740? 640 è troppo. 620. Quando? 620. 580 è troppo. 130 è troppo. 515. 500 è poco. 515. 520 grammi aggiudicato. Morale della favola: chi viene in accademia c'ha sempre guadagnato. Si diverte a favola. Andiamo avanti. Allora, adesso riprendiamo una tradizione inglese che di solito si fa a Capodanno. Noi abbiamo cantato con il valzer delle candele, con la splendida voce di Mariella e Maria. C'era un silenzio.
come la testa. E se la vede anche a me. Se la vede il microfono fa c'era un silenzio come di attesa lungo la strada che andava alla chiesa. È fredda l'aria di notte in quell'ombra là solitaria. C'erano le stelle nel cielo invernale e un verginale chiarore di neve, ma lieve e rada. C'era una siepe nera e stecchita, parea fiorita di suo bianco spino, e mi teneva, oh mio sogno lontano, mia madre per mano. E nella tiepida chiesa che incanto, fra lumi e un denso profumo d'incenso, suono d'organo e voci di canto, il presepe con te, bambino. È proprio così, Fiorella. È proprio così, le tradizioni familiari che caratterizzano le feste natalizie rimangono nel cuore di tutti con la loro dolcezza, che ci porta ogni anno a rivivere un passato fatto di cose semplici, vere, autentiche, sottolineate da musiche e canzoni senza tempo che sentiamo sempre con tanto amore e da aromi, profumi, sapori di pietanze, cibi, dolciumi tipici del periodo natalizio. È così naturale che queste tradizioni diventano invece motivo di rimpianto quando non si possono più godere, come accade persino ai tre banditi della breve e significativa poesia di Sebastiano Satta, Vespro di Natale. Incappucciati, foschi, a passo lento, tre banditi ascendevano la strada, deserta e grigia, tra la selva rada dei sugheretti, sotto il ciel d'argento, non rumori di mandre, o voci il vento agitava per l'algida contrada, vasto silenzio, in fondo Monte Spada ridea bianco nel vespro sonnolento, o vespro di Natale, dentro il cuore ai banditi piangea nostalgia di te, pur senza udirne le campane, e messi erano pensando al buon odore del porchetto e del vino e all'allegria del ceppo nelle loro case lontane. Ora chiedo un attimo una parola prima della prossima poesia, perché a questo punto mi sembra che una bella dedicata non faccia male. E allora, ecco, a voi, dove sta? Dove sta? White Christmas. Del lieve la neve sul fondo del vostro schermo. E adesso a voi White Christmas in italiano, in inglese e in italiano. I am dreaming of a white Christmas.
adesso invece prendiamo un'altra atmosfera, una città buia, un po' di nebbia. Mi pare che questo sia proprio tipico di Ungaretti. Esatto. E sai perché reciterò questa poesia? Perché la sento un poco a me congeniale. Io non sono il tipo, nonostante voi mi conosciate, io invece sono un tipo che durante il Natale soffre un po' di malinconia. E non mi piace unirvi a tanta frenesia, tanto. Preferisco rimanere un po' da sola tante volte. E quindi mi sento proprio congeniale a questi versi di Ungaretti. Io non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il canto buono, caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. E il caldo buono, devo dirvi, lo devo confessare, l'ho sentito stasera insieme a tutti voi, insieme agli amici dell'Accademia, insieme a questi signori che sono arrivati a questo scoperto. Ha detto lei così. Che veramente mi fanno sentire il calore dell'amicizia, della collaborazione, che questo deve essere il vero significato dell'Accademia, sempre, e in particolare di questi giorni del Natale, a cui ci dobbiamo avvicinare veramente, se leggete il libro, una specie di cartelletta, là, di cartellone, che cosa noi dobbiamo chiedere al Natale soprattutto? L'amicizia, l'affetto, al di sopra di qualsiasi cosa, poi i dolci, i vestiti, i canti, quelli vanno bene perché anche quelli contribuiscono a farci sentire insieme, a farci sentire il calore della famiglia e dell'amicizia. Dopo sto sfondo, passo il microfono al mio compagno. Calma. Scusate, abbiamo parlato di Natale in dialetto calabrese. Di Natale in americano, di Natale in italiano, ci manca un po' il tedesco. Quindi secondo me dobbiamo invitare una persona che conosce benissimo il tedesco, Federica Gallo, affinché ci faccia sentire una canzone natalizia famosissima, due ragazzi, uno in tedesco e uno in latino, perché non ci dimentichiamo, non ci mettiamo a mezzo. Buonasera a tutti. Allora ringrazio questa bella e grande famiglia di avermi invitato, e perché no? E questa sera avrò il piacere appunto di farvi ascoltare questa Nina Nanna, Wingenlied, Guten Abend. Good night e la buonanotte è Nina Nanna di Brahms, composta nel 1868 e che fa parte della raccolta di cinque melodie dei Lieder, opera 49, per voce sola e pianoforte. È una Nina Nanna per bambini e infatti in Italia comunemente definita come Nina Nanna. Il testo originale è composto dalla prima strofa ed è di origine medievale. Ed è difficile anche per le persone di madrelingua tedesca per poterla interpretare. La seconda strofa è stata aggiunta alla poesia nel 1849 da George Scherer, quindi 1824-1909, quindi insomma siamo già in età moderna, diciamo. Niente, vogliamo farla ascoltare? Oh, tesoro, nel tuo lindo lettino, tra le rose e tutte in fiori, entra e dormi mio piccino, al mattin di domani, col volere del Signore, aprirà. Gli occhi tuoi, oh bambino.
Materialmente il testo e la melodia. John Francis Valda lo avrebbe trascritto da un tema popolare irlandese nel 1744 e l'uso di un coro cattolico a Douai, cittadina appunto del nord della Francia, a quel tempo importante centro cattolico di riferimento e di rifugio per i cattolici perseguitati dai protestanti nelle isole britanniche. Adesso ascolteremo questo Adeste Fidelis. Come vogliamo farlo insieme al pubblico che ci accompagna? Vite, nasce per noi, ok. Non ci sono più tre,
capisco. Prossima volta. Abbiamo fatto un macello con la scaletta. Vabbè, che cosa volete fare prima? La poesia o la poesia? La poesia. Abbiamo finito di litigare, comunque una piccola riflessione. Voi vedete che a Natale si diventa tutti buoni, si sorride, si sta allegri, nell'aria grigia, diciamo, una aura di serenità. Ma perché solo a Natale? Questa è la domanda che si pone il poeta Luciano Somma in questa poesia che vi citerò. O suoni la zampogna, la smanico e pena, l'albero chi ne luce, lo desiderio di pace. Se stenna amara pure a un antico rivale, se spreca l'augurio, e già, perché è Natale. Sarà pure le feste, che porta ricorrenza, o cora cagne vesta, e ritrova la coscienza. Sta vita per un giorno diventa una livella, la gente tutta attorno, chissà, pare più bella. Pure l'uomo un favore, carezza l'animale e non fa giuffo d'antona, la parla naturale. O popolo è stuno, arragugliato e male diventa buono in fondo. Ma perché solo a Natale? Adesso vediamo dietro la persona ultimata. Che vincerà questo presepe che è molto simile a un presepe cuciniello che ci sta a Napoli nella chiesa di San Martino. Veramente il presepe cuciniello, eccolo qua, peccato che c'è il troppo lungo, è un presepe gigantesco, però il presepe cuciniello praticamente si avvicina molto di più a quello che sta all'ingresso, e nonostante che il nostro vicepresidente Celestino Quinto, come lo chiamo io, si è avvicinato, non gli abbia detto, ma che fa? La donna ci siamo. Perché Celestino è sempre ispirato da sua moglie, quindi pensa sempre al fatto che appena si è sposato è ieri. Hai capito, Celestino, questo me lo sono legato a tutto. Va bene, allora, si chiama l'estrazione. Lo taglio? C'è un taglio in sala? No, Elena si è ascoltato. Il notaio c'è, si alzi il notaio. Inserito praticamente in una struttura di un antico tempio diroccato. Questo ha il suo simbolismo perché significa che la, diciamo così, il paganesimo è caduto, è crollato ed è venuto, è nato il cristianesimo. Ecco, perciò si dà questo tempio diroccato e la Sacra Famiglia al centro di questo tempio. Dobbiamo dire un'altra cosa, che io per Natale ho fatto solo 4 presepi, quindi noi che abbiamo fatto durante tutto questo tempo abbiamo mangiato. Ho mangiato pane e presepe tutti i giorni. Allora se vi avete detto che io non mi impegno, chiudiamo con la musica. Chiedo scusa che anticipiamo, ma mi è arrivato un impegno e non posso ritardare. Quindi approfitto della presenza, partecipazione, collaborazione della Fatina Turchina, qua turchese. Com'è? Turchese o turchina? Gli agenti li fanno aspettare fuori o no? Stanno aspettando fuori. Aspettate. Il titolo del brano è? Buon Natale. A tutti quanti. Conosciuta meglio come Happy Christmas. Vedere una luce.
l'imperatore romano, il quale farà il fuggerante a Natale. Ci mettiamo lì davanti, no? Piero, Piero, scusa. Pietro, Pietro, Pietro. Scusa. Ma tengo la posta. Accendiamo tutte le luci. Più ti devo fare sempre così. Giuseppe, Giuseppe, accendiamo tutte le luci, scusa. Giuseppe. Ma che cosa è questo? Allora, hai preso il cielo? No, nessuno, devi mettere l'attente, sono Diego Lascalia. Presente. Presente. Presente.